Bene, ciao a tutti ragazzi, bentornati in questo nuovo video. Mauro Caimi, questa volta non mi vedete in viso, ma avete il grafico davanti perché faccio un video veloce del sabato per fare un po' il punto della situazione anche di questa fase di ribasso che è avvenuta nella giornata di ieri. Questa fase di ribasso era assolutamente prevista. Chi ha visto tutti i miei video sul canale lo sa. Non era prevista questa intensità, parliamo diciamo chiaramente, ma era una fase di ribasso ciclica che attendevamo intorno più o meno al 20 di maggio. Sono sempre ipotesi, sempre possibilità, ma questa volta è avvenuto esattamente così. Allora, ho pensato di fare un video di briefing velocemente per magari chi di voi in queste giornate del weekend vuole magari mettere un po' il punto della situazione e capire quello che sta succedendo su Bitcoin. Quindi ho fatto una cosa: analizziamo i grafici di Bitcoin, di Ethereum e poi una piccola chicca di un'analisi che invece arriverà probabilmente nella prossima settimana in maniera più intensa. Analizzeremo BNB, che è il token di Binance, ragazzi, che sta facendo il tentativo di rottura dei massimi storici. Partiamo però da Bitcoin. Avete davanti un grafico diverso dal solito. Ogni tanto butto via i grafici di lungo periodo per guardare quelle che invece sono le operatività intraday, e questo è un grafico di Bitcoin a time frame 60 minuti, quindi è un grafico orario di Bitcoin. Questo è un grafico che si può seguire se volete capire quando ad esempio questa fase ribassista, questa qui ragazzi per intenderci, questa che vedete in questo punto qui, potrà essere declinata o quantomeno il mercato potrebbe mettere uno stop a questa fase ribassista. Abbiamo la scadenza ciclica che è intorno al 20 maggio, quindi ancora ragazzi c'è tempo più o meno di poter andare a fare anche nuovi minimi rispetto a quelli fatti ieri, più o meno, insomma, intorno a questo livello che sono circa 7.000 dollari. Però, come sempre, ragazzi, qui dovete stare attenti perché il mercato poi fa un po' quello che vuole, quindi dobbiamo stare dietro ai prezzi che invece sono un'indicazione corretta. La prima cosa che facciamo è guardare i livelli di Fibonacci, perché questo ritracciamento di Bitcoin è stato un po' un ritracciamento manuale. Sapete che io non uso tanto i livelli di Fibonacci, ma nel brevissimo periodo per ritracciamenti di questo tipo, avevo fatto anche qualche video tempo fa, possono essere utilizzati anche con una informazione che direi informazione aggiunta anche di buona qualità. In questo caso, risulta abbastanza evidente, ragazzi, che il mercato ha fatto questa fase di ritracciamento che è andata a finire sul livello di 0,382 di Fibonacci. Sappiamo che i livelli di Fibonacci che io reputo più importanti, un po' tutti, diciamo, quelli che hanno studiato Fibonacci pensano questo, quindi qui sono questi tre, ok? Quindi abbiamo esattamente 0,382, 0,5 e 0,618 sono i livelli più importanti. In sostanza, se l'analisi di Fibonacci ha ragione in questa fase, i livelli di supporto di Bitcoin potrebbero essere esattamente questi indicati in quest'area di prezzo. Il primo livello è già stato raggiunto perché sono i 7.000 dollari, poi avremo un livello che è all'intorno di 6.700, cioè anche 6.800 in realtà, ma siamo lì, quindi qui dentro ragazzi, vedete, e poi l'ultimo anello di salvataggio intorno ai 6.300. Poi bisognerebbe capire un po' più in là se il mercato avrà voglia di riprendere il suo trend rialzista di medio periodo che è iniziato qualche settimana fa. Per quanto riguarda il canale discendente, ne ho visti variegati di tutti i tipi,
anche me ne hanno pubblicato almeno 3 o 4 nell'Academy Premium stamattina e stavamo appunto dibattendo su quale fosse il grafico migliore, quindi ho detto facciamo un video per YouTube e poi così lo guardiamo tutti quanti. Grafico migliore è secondo me in questa fase a livello di canale discendente questo che vi ho disegnato, deriva un po' da esperienze passate, ragazzi, anche dalla conoscenza della diretta del mercato e dalla lettura del grafico. Non è magari semplicissimo disegnarlo perché sembra che non unisca nessun punto, ma questo potrebbe essere il canale ribassista più coerente a questo tipo di movimento di Bitcoin. Intanto vediamo che una prima rottura l'aveva già fatta, ha fatto poi un pullback, ma fin quando non saliamo al di sopra di questo livello che vi indico in questo modo, quindi qui in sostanza, fino a quando non si va sopra qui, che all'incirca sono 7.500-7.600 dollari, direi che questa fase ribassista non può essere definita una fase conclusa. Perciò attenzione a prendere e assumere posizioni al rialzo, perché in questa fase il mercato potrebbe anche stupirci andando a ritracciare un po' di più. Nella giornata di ieri ho fatto un video speciale, ragazzi, sempre nell'Academy. In Academy purtroppo lo so che a volte parlo un po' troppo, ma lì facciamo molta formazione un po' più advanced, e lì ho pubblicato un video per spiegare come potevamo entrare e come utilizzare questa fase di ribasso di Bitcoin per poter assumere una posizione di long, magari di medio-lungo periodo, insomma per i prossimi 6 mesi. Magari durante la prossima settimana cercherò di ricavare un video di YouTube dove parleremo anche di questo, se è possibile utilizzare questa fase di ribasso, sperando che il mercato non si avvii prima, perché il problema è che potrebbe ripartire magari più velocemente. Quello che vedete poi ancora qui sono gli angoli di Gunn utilizzabili ancora una volta in questa fase in concomitanza con Fibonacci. Stanno benissimo, diciamo che sono un po' come la panna sul caffè, stanno molto bene insieme. E vediamo anche molto chiaramente che la pendenza naturale del trend di intraday, insomma la 1.1, ci indica che in sostanza il mercato, questo ritracciamento che ha fatto, è abbastanza semplice e insomma quasi salutare, e direi apertamente salutare. C'è però una view, qualcuno di voi che magari c'ha l'occhio fino l'ha già vista, che esattamente è questa che il mercato potrebbe fare: un testa spalle ribassista che potrebbe verificarsi sul mercato e avrebbe magari un livello di ribasso che, come sapete, è dato da questo entità, e se fosse fatto in questo modo andrebbe a portare i prezzi di Bitcoin sostanzialmente sulla parte bassa dei tracciamenti Fibonacci, 6.300 fino a estensioni addirittura di 6.000 con la 2.1 di Gunn. Questa possibilità c'è, ragazzi, quindi teniamola ad occhio perché sembra stia disegnando un testa a spalle. È una figura che non ha una grande ripetitività statistica, quindi prendetela con le pinze, però siamo nell'intraday e nell'intraday la volatilità è molto alta, insomma queste sono ipotesi che vanno considerate. Quindi qui per operazioni long è uno spartiacque, qui siamo nella terra di mezzo, nella terra di nessuno. Passiamo ad Ethereum velocemente per farvi vedere quello che sta disegnando. Ethereum invece siamo su il grafico daily, perché vi accenno soltanto Ethereum, quindi non c'è un'analisi intraday su Ethereum, perché Ethereum, guardate, questo è il nostro disegno ciclico, lo vedremo lunedì nel video classico dell'analisi dei mercati, e nel disegno ciclico guardate la precisione di questi cicli. Ethereum è molto più disegnato rispetto a Bitcoin, lo dico già da un po' di tempo. Ha fatto il breakout, vi ricordate la famosa resistenza a 190 che lo bloccava? Ci sono due breakout, uno qui a 194 e poi qui a 215, erano due must buy.
e poi chi di voi magari li ha chiusi su questo livello di esistenza, chi li sta tenendo ancora per il lungo periodo, ma non è importante, ognuno ha proprio le proprie strategie. Ethereum in questo caso sta tentando la chiusura ciclica, come vedete ancora potrebbe essere un po' più in là. Certo, c'è da dire, ragazzi, che se il mercato chiude esattamente sul minimo che ha appena fatto, quindi quello 17 maggio, confermerebbe comunque una chiusura ciclica, perché vedete di 53 giornate, esattamente come il primo ciclo che aveva fatto a dicembre, che era stato chiuso poi a febbraio. Guardatelo, è esattamente simmetrico. Quindi ok che io ho messo questa scadenza, ma ormai chi mi segue da un po' lo sa, quando guardate anche le fasi cicliche sono fasi di debolezza, ma non hanno una precisione come orologio svizzero. Quindi a livello temporale avevamo indicato questa possibilità, esattamente ha fatto il ciclo rialzista e ora sta facendo la sua chiusura. Dove andrà dopo la chiusura di questo ciclo è la vera domanda, e la vera risposta sarà un nuovo trend di medio-lungo periodo. Questo è quello che dovremmo vedere fra un po' di giorni. Ok, ragazzi, quindi iscrivetevi sul canale Trading On se ancora non l'avete fatto, per non perdere i nuovi video, i nuovi aggiornamenti, perché parleremo proprio di queste cose nel prossimo e immediato futuro. Passiamo al grafico invece del Binance Coin. Si sta sto costruendo una nuova analisi ciclica sul Binance Coin. Vi faccio vedere un po' quello che è la struttura, sono gli albori di un'analisi ciclica nuova. Sarà un grafico che probabilmente terremo sotto controllo per la sua propensione anche alla struttura ciclica molto bella, e poi anche perché è legato a un'economia reale che è quella di Binance, quindi quella del trading e delle fee pagate all'exchange. Ma guardate un po' quello che stiamo disegnando se fosse confermata questa view ciclica, di cui parleremo in settimana con un video dedicato. Ci sarebbe da leccarsi i baffi alla rottura dei 27, 28 e 50 come resistenza. Allora, nel video di oggi invece parliamo di questo livello di resistenza, lo dovete tenere a mente perché il Binance Coin è vero che sta tentando, ragazzi, un livello di rottura dei massimi, ma non lo ha fatto ed ha difficoltà a farlo. Guardate quante giornate sta cercando di rompere i massimi e non ci riesce. Potrebbe anche decidere di ritracciare un po', ritornare in questa fase intermedia e poi prendere fiato, perché magari avrà necessità di riflettere. A dire la verità, ragazzi, è una view che personalmente non prendo alla come insomma valida. Lo vedremo meglio nel video complessivo, perché se i mercati delle cripto come Bitcoin, Ethereum iniziano un nuovo ciclo tra qualche giorno e probabilmente avranno uno stimolo rialzista, ecco, poi andremo a vedere se questa cosa avverrà, altrimenti dovremo rifare tutti i conteggi, ma se ci sarà questo stimolo rialzista è probabile che il Binance Coin tenterà di rompere questi massimi, perché poi c'è un po' di sincronia fra le criptovalute. Quindi al momento però prendete buona questa livello di resistenza. Non è un livello unico, sì, è vero, lo so, perché non si può disegnare su questi mercati, ma questa è una mia teoria, è un mio modo di fare le analisi che sui mercati delle cripto va aggiunto. Quindi è una cosa nuova, magari un giorno farò un paio di lezioni su questa possibilità, per spiegare anche come si utilizza una resistenza e un supporto ampliato in questo modo. Quindi tenete buoni a mente questo livello, deve romperlo, quindi deve andare qui se volete vedere un trend rialzista importante, e ci deve andare in close daily. Bene, per oggi è tutto, ragazzi, vi ho detto tutto quello che c'era da sapere, cosa faranno i mercati, lo vedremo lunedì poi che cosa sarà successo in questo weekend. Per oggi vi auguro un buon fine settimana, buon sabato e buona domenica da Mauro Caimi. Ci vediamo lunedì, ciao!